abbiamo combattuto sempre con la lingua blu. 20, 30, 100, 80 ogni anno. Quest'anno siamo distrutti. Si hanno morte già 30 pecore o 40. E 70 sono tutte a terra. Tutte gravide. Ci sono scadenze di cambiale, tutto c'è, terreni da pagare, c'è. Come dobbiamo fare adesso? La rabbia e la esasperazione degli allevatori è esplosa in questi giorni, soprattutto nel Crotonese, a causa della fortissima espansione dell'epidemia di Blue Tongue, meglio conosciuta come lingua blu, effetto di un virus indotto da alcuni insetti che colpisce tutti i ruminanti, ma particolarmente gli ovini. In tanti hanno partecipato all'assemblea tenutasi a Steccato di Cutro e promossa dall'Associazione Pastori e Allevatori della Confederazione Altra Agricoltura e dalla rete Salviamo l'Allevamento di Territorio. Dalle evidenze che stanno emergendo in queste ore, nei giorni scorsi, la situazione è molto grave. Qui di emergenza c'è un non funzionamento dei servizi, c'è la prevenzione che non si fa, c'è la sorveglianza che evidentemente non è adeguata e bisogna mettere in cambio un cambio di passo. In questi giorni sta per iniziare il suo lavoro anche in Calabria, il commissario nazionale nominato dal governo per la brucellosi e la TBC. Il dottor D'Alterio, che peraltro è il direttore dell'Istituto Zooprofilattico di Teramo, dove peraltro che è anche il centro di referenza per la Blue Tongue. Prendiamo atto che dalla prossima settimana il commissario incomincia a lavorare, lo farà anche in Calabria, così come lo dovrà fare nelle altre regioni dove brucellosi e TBC da decenni non si risolvono. Noi abbiamo chiesto alla regione Calabria un incontro urgente, non solo per verificare la natura di questa, chiamiamola ancora una volta, emergenza e le soluzioni necessarie, soprattutto per garantire però che l'occasione del commissario nazionale sulla brucellosi della TBC cambi il quadro. Che danni ha avuto? Devo essere sincero, come danni particolarmente gravi non ne ho avuto, anche perché ho trattato con prevenzione e mi sono trovato abbastanza bene. Abbiamo iniziato oggi, proprio oggi, con i focolai, perché abbiamo avuto già i primi due casi ieri, sono stati denunciati e sono venuti stamattina i veterinari. L'epidemia sta pesantemente danneggiando anche la produzione del consorzio di tutela della DOP del pecorino crotonese, in cui ricadono ben 49 comuni delle province di Crotone, Catanzaro e Cosenza. L'emergenza sta veramente mettendo in ginocchio quella che è l'economia di un territorio. La gravità della situazione è che oggi abbiamo a che fare con uno scenario che vede sta pandemia e vede gli allevatori in ginocchio non solo a livello economico ma a livello sentimentale, perché recarsi nelle proprie aziende e vedere questa moria di animali ti fa veramente, come dire, stringere il cuore. Amen!